E allora Peppe, parliamo di tali. Ritiro immediato del provvedimento e la convocazione di un tavolo tecnico con le sigle sindacali per estendere il beneficio a tutte le imprese. Questo è il comunicato stampa che il tuo gruppo politico ha diffuso e che tu nell'ultimo consiglio comunale hai illustrato. Spiegacelo ai nostri microfoni. Piero, noi per il principio siamo favorevoli agli incentivi fiscali, anche perché da anni diciamo che la priorità per i nostri cittadini sono i posti di lavoro ed è ovvio che la creazione di nuovi posti di lavoro può essere incentivata anche dagli incentivi che vengono elargiti alle imprese, quindi su questo ci troviamo pienamente d'accordo. Non siamo d'accordo quando, come in questo particolare caso, la riduzione interessa pochissimi commercianti, e cioè come in questo caso solo quelli che hanno il negozio sul corso, ed esclude invece tutte le altre attività che sono ubicate in altre zone, perché il centro storico non è solo Corso Umberto, Corso Garibaldi, Via Vittorio Emanuele. Il centro storico è anche la piazza centrale, la piazza Annunziata, il Carmine, tanto per fare questo esempio. Quindi, peraltro ho ritenuto stupida questa modifica perché così come è stata scritta esclude quei negozi che hanno le vetrine sul Corso Umberto, ma la porta d'ingresso in una via laterale come può essere per esempio Viale Rapisardi oppure via 4 Novembre. Poi c'è la cosa ancora più assurda, è che esclude tutti gli esercenti della piazza, che ad oggi sono forse gli unici che da qualche anno organizzano spettacoli a proprie spese per i cittadini ispicesi. Un altro esempio, la panieria che c'è nella piazza Santissima Annunziata non può iscriversi, non può avere la residenza fiscale sul Corso Garibaldi o sul Corso Vittorio Emanuele e quindi magari si troverà a pagare per intero la tariffa della Tari, mentre invece a 10 metri c'è qualche altra panineria che potrà usufruire dello sconto. Quindi, come ti dicevo all'inizio, noi non siamo contrari agli incentivi, vogliamo solo che siano finanziati senza incidere sulle tasche degli altri cittadini, perché tutti sappiamo che la Tari è una tariffa a circuito chiuso, per cui se togli a qualcuno devi obbligatoriamente aggiungere a qualcun altro. In questo caso gli altri sono i commercianti esclusi e tutti i cittadini. Ora, come al solito, qualcuno verrà a dirci che la riduzione verrà pagata con il risparmio e la lotta all'evasione. Noi risponderemo che si tratta di un film che abbiamo già visto, perché risparmiare non significa lasciare i rifiuti sulle strade di campagna e di lotta all'evasione mi pare che neanche se ne parli. Quindi, come vedi, è una delibera che crea disparità fiscale. È stata come al solito, come dire, predisposta con pressappochismo, poca competenza, senza utilizzare veramente la competenza degli uffici e con l'unico interesse per il principale partito di maggioranza, in questo caso il Partito Democratico, di buttare fumo negli occhi ai cittadini in vista della campagna elettorale del prossimo anno. Per questo motivo, come chiedevi prima, noi abbiamo chiesto il ritiro e una nuova discussione alla presenza dei rappresentanti di categoria del commercio per trovare una soluzione che possa incentivare sì l'apertura di nuovi negozi nel centro storico, ma senza gravare sul resto dei contribuenti. Quindi a questo proposito si potrebbe utilizzare qualche altra tassa che magari produce un mancato incasso per il comune, ma non incide sulle tasche degli altri cittadini. Mi approfitto di questa chiacchierata per farti questa domanda. Non voglio entrare a gamba tesa, come si dice in gergo calcistico, ma riflettere, capire e commentare la notizia. Questo è il ruolo giornalistico che come radio ci siamo prefissati. La notizia in queste ore sono le dimissioni dal Consiglio Comunale Spicese del capogruppo di Ispica punto a capo Francesca Marina. Dimissioni di carattere personale. Conoscendola, noi crediamo a Francesca ciecamente. Quello su cui voglio fare una riflessione politica con te, Peppe, è questa. Nell'arco di questi 4 anni l'assetto consiliare è cambiato a Palazzo Bruno. Il civico consesso non è quello eletto 4 anni fa. Non ci sono più nemmeno gli assessori nominati dal sindaco 4 anni fa. Visto dai banchi dell'opposizione, con l'occhio critico ma nello stesso tempo costruttivo, tutto questo cosa significa? Normale routine politica o cos'altro, Peppe?
In gergo calcistico ti rispondo che per un ex mediano della Virtus Ispica schivare una gamba tesa è una routine, quindi non preoccuparti. In campo politico invece ti dico che non è una routine che un sindaco azzeri 2 volte la sua giunta in soli 4 anni. Se dovesse accadere di nuovo, almeno a stare come si vocifera, allora dovremmo veramente preoccuparci tutti, perché sarebbe la conferma di quello che abbiamo sempre detto, che la maggioranza passa più tempo a discutere di poltrone che a amministrare la città. E poi i risultati sono quelli della delibera di cui abbiamo parlato poco prima. Il paradosso della situazione attuale è che eravamo in attesa che il sindaco uscisse dal Partito Democratico per avviare un nuovo cammino elettorale con liste civiche, e invece, a quanto pare, una delle sue liste civiche perde il pezzo della prima ora, quello su cui fare affidamento sempre e comunque. E questo, a mio parere, è una cosa grave per un sindaco che già ieri non aveva più la maggioranza in consiglio. Un sindaco poi che a nostro parere in questi 4 anni è stato ostaggio politico dei circoli del Partito Democratico e, come dicevo prima, invece di pensare alla città hanno sempre curato una lotta tutta interna per la spartizione delle poltrone. Una lotta, come ricorderai, cominciata a pochi giorni dalle elezioni per la poltrona di capogruppo in consiglio comunale tra Stornello e Gambuzza. E lotta poi proseguita con la spartizione degli assessorati nel primo azzeramento. Questa avvenuta, devo dire, con la silenziosa complicità dei consiglieri ex Libertà e Buongoverno rimasti in maggioranza a sostenere nuovi assessori indicati dal Partito Democratico. Quindi oggi ci troviamo di fronte a una compagine amministrativa che ha perso per strada i suoi elementi fondatori più rappresentativi, mentre coloro che sono rimasti in maggioranza continuano a navigare a vista nel più totale caos amministrativo. Detto questo, per quanto ci riguarda, noi continueremo ad essere costruttivi come sempre, faremo le nostre proposte dai banchi dell'opposizione e auspichiamo che il sindaco venga in consiglio a fare chiarezza sulla tenuta della sua maggioranza. Una chiarezza che ovviamente non deve a noi, ma deve alla città e ai suoi bisogni, che sono urgenti e non possono essere ostaggio dei mal di pancia dei consiglieri che lo sostengono. Poi mi parlavi delle dimissioni del consigliere Marina. Ebbene, dico che per quanto riguarda le dimissioni del consigliere, noi parliamo di politica e non di persone, per cui, non essendo più il consigliere Marino un soggetto politico, non abbiamo interesse a commentare le sue dichiarazioni e ci limitiamo a rispettare le sue motivazioni strettamente personali. Però è ovvio, Piero, consentimi, che in campo politico il suo gesto ci spinge ad interrogarci sul reale contributo dato da tanti consiglieri in questi 4 anni, visto che alcuni hanno preso la parola solo nel giorno del giuramento e poi non li abbiamo più sentiti. Così facendo, a nostro avviso, hanno in pratica sminuito il ruolo di consigliere comunale assegnato agli elettori. E comunque, visto che parliamo di dimissioni, visto che parliamo di amministrazione giunta a capolinea, tanto vale formalizzare l'atto delle dimissioni collettive della maggioranza, a cui sono sicuro seguirebbero quelle della minoranza, non tutti a casa, che sarebbe sicuramente ben accetto dai cittadini. Ringrazio Peppe Guarrella, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.